Emirates ha scelto, come appunto ha ricordato Sir Tim Clark, di investire nel Milan e nell'Italia, rinnovando e sponsorizzando la nostra maglia fino alla stagione 2020, per 5 anni quindi. E a me fa un immenso piacere che un'azienda straniera decida di destinare importanti risorse economiche a un'azienda italiana. È un bel segnale, credo, per il nostro paese, e questo ci tengo anche a ribadirlo perché, come noto, non è un momento semplice per il mercato delle sponsorizzazioni. E per quanto invece riguarda il futuro e gli obiettivi del club, sicuramente io credo che per noi sia naturale quello di voler tornare al prima possibile in Champions League, perché ritengo che questo sia il palcoscenico naturale per il Milan, e quindi tutto il nostro lavoro nei prossimi anni sarà incentrato per raggiungere questo traguardo. Io ritengo che per una società come il Milan lo stadio di proprietà sia un passaggio fondamentale. Ovviamente noi amiamo San Siro, è uno stadio meraviglioso, storico, soprattutto che ci lega ai ricordi più belli e a fortissime emozioni. Nonostante questo, il calcio è un mondo che sta evolvendo, cambia con grande rapidità, e di conseguenza il nostro desiderio è quello di poter a breve annunciare ovviamente un passaggio di questo tipo. Tuttavia non è semplice in Italia portare a termine queste realizzazioni. Io poi sono una persona particolarmente concreta, non amo esprimermi prima che le cose non siano già concluse e pronte da realizzare. Di conseguenza penso che ci vorrà ancora un lungo lavoro. Stiamo analizzando, come più volte è stato detto anche dai media, innumerevoli aree. C'è un grande sostegno in questo momento da parte di tutte le istituzioni, quindi perché si ritengono appunto che questa possa essere un'operazione importante non solamente per il Milan, ma per tutta la città di Milano e anche per l'Italia, perché comunque non dimentichiamoci che il calcio è una realtà importantissima anche per l'Italia, sia da un punto di vista sociale, anche da un punto di vista economico, ovviamente, perché anche per quanto riguarda le casse dello Stato è un mercato che appunto permette anche allo Stato di arricchirsi, ma a tutto quello che è il contesto generale. Di conseguenza noi desideriamo portare avanti questo progetto, ovviamente presenteremo, quando questa possibilità sarà concreta, ci presenteremo per primi a Emirates, con cui abbiamo una collaborazione duratura e straordinaria, e ovviamente sarebbe un sogno quella di poter collaborare insieme anche alla realizzazione di un nuovo impianto per il club.